Come potete ben vedere, siamo nel pieno della processione di Sant'Anna qui a Jelsi. Rimanete con noi per scoprire ancora la magia dei carri e la forte fede della comunità jelsese. C'è una partita in atto tra Michele, ciao Michele, ciao, e Filippo, ciao. Allora, un calcio balilla fatto con i chicchi di grano, ma siete stati bravissimi. Grazie. Ma quanto tempo avete impiegato per realizzare questo bellissimo calcio balilla? Non lo so, una settimana, due. Una settimana abbondante, direi. Allora, è stato bello realizzare questo calcio balilla? Sì. Tu quanti anni hai? 11. E cosa hai fatto tu nella preparazione di questo bellissimo carro? Va nord e poi ho fatto un po' i capelli ai calciatori e ho attaccato un po' di chicchi a tutte le parti. È stato un lavoro davvero minuzioso. Qui c'è naturalmente altra parte del team, eccola, il tuo nome? Diana Isabel. Ciao Isabel. Allora, qui abbiamo visto insomma tutto nei minimi dettagli, davvero un lavoro meticoloso, ma come ci siete riusciti? Con tanta pazienza e tanta buona volontà, in fondo ogni carro necessita solo di questo. Ecco, insomma, abbiamo notato proprio, diciamo, in ogni dettaglio, le maglie dei giocatori, addirittura i capelli, ci diceva Michele, insomma tutto come se fosse vero. Abbiamo cercato di rendere il tutto più realistico possibile, o almeno di ricoprire quanto più possibile la superficie stessa della struttura. Ecco, naturalmente da un'attività ludica come quella appunto del calcio balilla non poteva mancare il riferimento alla santa che oggi è la vera protagonista della festa del grano e che vediamo proprio di sfondo a questo, diciamo, piccolo campetto sportivo. Beh sì, di certo lo scopo è quello di rendere omaggio alla santa e noi abbiamo cercato di farlo utilizzando uno dei giochi più diffusi e famosi in Italia, che penso sia praticato praticamente in ogni paese. Ogni paese penso abbia almeno un bar o un locale in cui si gioca a biliardino. Ecco, voi in quanti avete partecipato alla realizzazione di questo carro? Circa 15 persone. In quanto tempo? Da inizio luglio, dunque diciamo una ventina di giorni buoni. Molto bene, e devo dire che i risultati sono sorprendenti, quindi in bocca al lupo Michele. Grazie. Ed eccoci qui in un altro carro realizzato dai giovani di Jelsi. Allora, questo carro come si chiama? Gli improvvisati. Come mai? Perché avete realizzato all'ultimo momento? Sì. Sì, proprio per questo, è stato anche il nome scelto proprio all'ultimo. Senti, ma qui cosa realizzerete? Una festa? Più o meno sì, sarebbe una tipo discoteca che la rappresentiamo così. Ecco, tu sei il DJ di Sumo? Sì. Sentiremo anche buona musica perché qui insomma c'è un impianto di tutto rispetto. Quello che possiamo facciamo. Voi siete in gara, siete in concorso? Sì, sì. Allora in bocca al lupo. Grazie mille. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. And oh, I love her so, that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And maybe that's the truth, but fucking chickens ain't no use. I won't wear my tux to see you in your gown. Siamo con Claudia, Arianna e Andrea, che appunto rappresentano in rappresentanza una piccola parte del gruppo, quale? I nostri teppisti. I teppisti. Allora, questo è il secondo anno che ci dicevate che fate parte della categoria dei moderni. Gli altri anni abbiamo sempre partecipato rientrando nella categoria del carro tradizionale. Invece dall'anno scorso abbiamo pensato di passare alla categoria dei moderni, in cui c'è molto più lavoro, anche se comunque ci sono capolavori che poi arriveranno al primo, secondo posto. Noi lo facciamo più che altro per divertirci e stare insieme.
Ecco, come lo avete pensato questo carro? Nel senso, cosa avete rappresentato, anche se dall'abbigliamento un po' si intuisce? Eh sì, siamo tornati un po' agli anni 20. No, abbiamo preso ispirazione dal libro e poi dal film Il Grande Gatsby, che ha come protagonista, diciamo, Leonardo DiCaprio, l'attore, e infatti spero si capisca. E abbiamo rappresentato un po' i simboli del film, cioè la villa, poi appunto lui, Gatsby e la macchina d'epoca, dove si potranno fare anche delle foto. E vogliamo rappresentare un po' la bella vita, diciamo, che faceva Gatsby nelle sue feste, diciamo. Molto bene, tanto lavoro ma tanto divertimento anche a stare tutti insieme. Sì, sì, assolutamente, ci siamo divertiti un sacco a fare il carro e speriamo di divertirci anche oggi e divertire soprattutto. Buona giornata e perché no, in bocca al lupo. Crepi! Siamo l'esercito. Turista qui a Jelsi in occasione della festa del Grano, il signor Michele di Bari ma vive a Roma. Oggi a Jelsi, come ha fatto a sapere di questo evento? Perché ho sposato una molisana di Jelsi da 23 anni, quindi sono 23 anni che vedo la festa del Grano. Ah bene, allora è quasi, è di casa, diciamo, no, Jelsi si è acquisito. Diciamo che sono acquisito. Bene, ogni anno cosa la affascina di più di questa festa? Beh, la partecipazione popolare sicuramente, e la gioia insomma di attendere questa festa per un anno intero, poi c'è tutto il discorso della preparazione dei carri che coinvolge un po' tutta la popolazione e poi la sorpresa di vedere il risultato prodotto dalla fantasia degli elsesi. Il grano è un elemento importante, no? È un elemento presente, ovviamente è il protagonista di questa festa. Il grano molisano, la mietitura, un po' come no, in Puglia la tradizione agricola, anche da voi ci sono feste così? No, festa del grano, forse una festa della mietitura sì, però sinceramente non saprei dirle quale paese pugliese è più presente a questo livello, penso forse nessuno. Questa è la prima volta insomma che vedo un paese insomma festeggiare una mietitura in questo modo così fastoso. La vediamo attentissima a seguire la sfilata dei carri e delle traglie. È molto molto bella, veramente questo è un evento per questo paese e io invito tutti i molisani a venire a questa festa perché è veramente qualcosa di favoloso, come si può ben vedere. Arte, maestria, fantasia, devozione. Lei di dov'è? Campobasso. Come mai è qui? Mi hanno invitato dei parenti, ogni anno vengo perché veramente è un evento eccezionale. Ogni anno nota la festa che cambia? Sì, anche se voglio dire è la stessa ogni anno è la stessa festa, però ogni anno c'è qualche dettaglio, qualche particolare, poi aspettiamo i carri, adesso ancora non li vedo, i carri sicuramente saranno diversi. Appuntamento all'anno prossimo allora. Sicuramente, grazie. Ed eccoci ancora prontissimi per partire, festa del grano in onore dei festeggiamenti di Sant'Anna. Siamo con Toni, qui alle tue spalle un carro che parteciperà tra l'altro alla sfilata. Diciamo, cosa avete rappresentato qui? Abbiamo rappresentato come diciamo ogni anno la vita contadina e i mestieri che si facevano una volta. Quanto tempo avete impiegato per realizzare questo carro? Ma diciamo 2 settimane all'incirca. Quest'anno abbiamo iniziato un po' più tardi, però ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Ecco, però è bello anche stare insieme, vivere la vita di Jelsi attraverso proprio anche le tradizioni che fanno parte proprio del vostro paese. Sì, è sempre bello rivivere questi momenti e soprattutto stare insieme con tutti gli amici e passare questa bella giornata. Siamo con Lorena, tu come ti chiami? Jacopo. E tu? Siria. Di dove siete? Da Milano. Di Milano. Senti, ma avete visto questi carri, ti sono piaciuti? Sì. Hai visto anche i carri dei bambini, hai visto che belli? Sì. Che dici, l'anno prossimo vuoi tornare e partecipi anche tu? No, brava, vabbè dai, però l'importante è che torni, ti sei divertita oggi? Sì. Avete fatto tante foto? Sì, cioè non tantissime, metà.
Come ha trovata questa giornata, signora? Bene, bene, bellissimi, sono particolari, difficilissimi da fare, complimenti. Una bella tradizione qui in Molise. Bellissima, bellissima davvero. Beh, allora vi aspettiamo anche l'anno prossimo. Certo, come no. Certo, sicuro, grazie mille.